Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La popolare conduttrice Rai Antonella Clerici è stata operata d'urgenza alle ovaie per delle cisti ovariche sospette che si sono rivelate essere un tumore. In un'intervista al settimanale Oggi ha spiegato che le cisti, di natura sospetta e che erano cambiate rapidamente, erano in realtà un cancro. Dopo la diagnosi, l'intervento è stato quasi immediato e la conduttrice ha condiviso la sua esperienza dal letto dell'ospedale Regina Elena San Gallicano IFO di Roma. Fortunatamente l'esame istologico ha rivelato che si trattava di un tumore benigno che poteva trasformarsi in maligno, quindi l'intervento era urgente. Il compagno di Antonella Clerici, Vittorio Garrone, è tornato in Italia subito dopo la scoperta della malattia e ha condiviso con lei la paura che ha provato. Tuttavia la conduttrice ha mostrato la sua forza e ottimismo, affermando di non aver mai avuto paura. Antonella Clerici ha scelto di essere operata in un ospedale pubblico, elogiando l'eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale. Ha ringraziato il diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, il professor Enrico Vizza e tutto il personale dell'IFO Regina Elena San Gallicano di Roma per l'assistenza ricevuta. La storia di Antonella Clerici è un esempio di coraggio e determinazione di fronte alla malattia. È stato sottolineato il suo portato di una diagnosi tempestiva e di un sistema